Ciao e benvenuto in questo nuovo video. Io sono Andy Lios, sono un musicista, un artista di strada, diciamo, e oggi voglio parlarti di nuovo per quella che è la mia esperienza, per quello che è il mio vissuto di libertà. Di libertà secondo appunto questa prospettiva un po' particolare. Partendo sempre da quel famoso video che ha fatto tanto discutere, intitolato Terra rotonda, encefalogramma piatto, perché mi ha dato tanto da pensare. E oggi voglio parlarti di questa malattia che divaga, appunto, di queste persone che vogliono mettere in crisi ciò che tu credi a tutti i costi. È una cosa che si vede nei giochi di società, no? Ci sono certi giochi di società che prevedono proprio questa cosa qua, cioè tu hai la possibilità, anche videogiochi, la possibilità di vincere, di arrivare, diciamo, alla missione, all'obiettivo, crescendo tu o mettendo in difficoltà gli altri, ok? E queste sono due strade percorribili, da chi vuole raggiungere un proprio obiettivo, da chi vuole raggiungere, che ne so, la felicità, o che ne so io, sono due strade percorribili, però una, che è quella della persona che vuole semplicemente essere felice e che non rompe le palle a nessuno, lavorerà su se stessa. E tutti i grandi uomini di successo, persone che possiamo invidiare oppure stimare, hanno percorso questa strada qui, ok? Quindi il successo, che può essere, possiamo definirlo in qualunque modo, il successo economico, spirituale, il successo, qualunque tipo di forma di successo, prende sempre questa strada, cioè il lavorare su di sé, ok? Non il prendere a vagonate in faccia chi ti ostacola o chi la pensa diversamente da te. Pensaci un attimo adesso. Perché una persona dovrebbe smontare, dovrebbe farti vacillare in tutti i modi possibili, anche in modo arrogante, un tuo pensiero? Che cosa gliene frega? Cosa gli viene a sé? Perché è questo che bisogna pensare. Che cosa viene in tasca a una persona che vuole semplicemente ostacolarti? Ok? E qui ci sono una serie di domande che vengono fuori. Perché vuole ostacolarmi? Perché vuole ostacolarmi? Ma vuoi vedere che quello che penso gli dà fastidio? Vuoi vedere che quello che faccio gli dà fastidio? Quindi, da qui nasce la debolezza delle persone che ti attaccano e che ti vogliono fare credere che tu stai sbagliando. È una debolezza, perché quello che loro pensano, magari anche inconsapevolmente e inconsciamente, è: cavolo, se questa persona pensa così o fa così, per me è la fine. Quindi in realtà loro, agendo in questo modo, cioè andando ad attaccarti, non hanno fiducia in loro stessi. Non hanno assolutamente fiducia in loro stessi, ok? E solo questa consapevolezza dovrebbe farti capire che sei nel giusto. Non che hai ragione, ma che sei nel giusto, cioè sei sulla tua strada, non sulla strada giusta che dovrebbe essere giusta per tutti. Sei sulla tua strada. Sei sulla strada giusta. Quindi quando arrivano le persone che ti attaccano perché hai detto un qualcosa, che hai preso una decisione, hai fatto un qualcosa che non avevi mai fatto prima e ti attaccano, vuol dire che sei sulla strada giusta, proprio perché hai smosso un qualcosa dentro a queste persone che le ha messe in crisi, tanto che sentono il bisogno di attaccarti perché si sentono in pericolo. Perché si sentono in pericolo? Perché il loro inconscio sicuramente, o magari anche no, insomma, credono in qualche modo che tu sei un pericolo per loro. Quindi io non sono qui per parlare di queste persone, ma sono qui per dirti che, come è successo a me, insomma, con questo video qua, no? Ci sono un sacco di persone che quando tu racconti te stesso, ti vengono ad insultare, ti vengono a dire tu non hai capito niente, ti vengono a dire guarda che è ovvio, è palese che quello che dici è sbagliato perché c'è questo che dice così, 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 cos'ha. Ok,
Ma perché tu invece di seminare nel tuo orto senti il bisogno di arrivare nel mio e tagliarmi tutte le erbacce o tirare sulla terra per... che ne so, io non sono un agricoltore, però perché senti il bisogno di arrivare nel mio orto e sfasciare tutto piuttosto che seminare nel tuo? Proprio per questa ragione. Perché? Perché quello che io dico ti dà molto fastidio. Ti dà molto fastidio. Tu ti senti minacciato dal mio pensiero. Probabilmente perché è un pensiero libero. Perché quello che io penso, quello che io dico, quello che io faccio non è prevedibile. Non essendo prevedibile, tu ti senti minacciato, ok? Per me è ovvio questo ragionamento, però ho voluto condividerlo con te perché, ecco, forse non è ovvio per tutti, e voglio che lo sia, perché io continuo a vedere persone che hanno il coraggio di esporsi e poi alla prima volta, alla prima persona che viene, arriva e li attacca, e dice: guarda che tu stai sbagliando, dovresti studiare prima di dire determinate cose, dovresti farti un esame di coscienza, dovresti, fanno un passo indietro. Al primo pugno in faccia fanno un passo indietro. Bisogna imparare a incassare i colpi. Bisogna imparare a incassare i colpi, perché non credere che suonare in strada, per fare questo esempio, sia così semplice, ok? Allora, mettiamo un attimo capitolo 2. Il capitolo 1 è stato: come mai le persone ti attaccano quando tu fai un qualcosa che non hai mai fatto prima, dici un qualcosa che non hai mai detto prima, ed è un qualcosa che ti senti nel profondo, ok? Hai avuto il coraggio di fare questa cosa, qualunque cosa sia, di raccontare te stesso, di iniziare un lavoro che volevi tanto, di cambiare relazione amorosa, di iniziare una storia con qualcun altro, e ti attaccano. Perché lo fanno? Perché hanno un problema con loro stessi, punto, tu non c'entri niente, ok? Quindi partiamo da questo presupposto qua e andiamo al capitolo 2. Adesso ci sei tu, devi imparare a incassare, devi imparare a prenderti tante mazzate, tanti cazzotti in faccia, fino a che non capisci che non ti fanno male, ok? Se ti fanno male è perché ancora non hai capito il capitolo 1, e il capitolo 1 è che è tutto un problema loro. Quindi bisogna imparare a prendersi i cazzotti, bisogna imparare a incassare fin quando non si capisce esattamente qual è il reale problema, del perché ti fa male. Se ti fa male, tanto male, è perché ancora non hai capito che non è un tuo problema. Se qualcuno ti attacca, qualcuno ti insulta, e se qualcuno cerca di farti demordere, ok? Fatto questo, capirai che le persone che cercano di farti demordere, al step 3, sono lì proprio per farti arrivare ad essere te stesso, ad essere intoccabile. Per tornare al video precedente che ho fatto, nothing's gonna change my world, ok? Quelle persone lì non sono lì per rallentarti, per distruggerti a un'ottava più bassa, sono lì per distruggerti. All'ottava più alta, secondo la teoria dell'ottava, ok? Ho fatto un video su questo. All'ottava più alta non sono lì per rallentarti, per distruggerti, ma sono lì per farti capire chi sei tu. Chi sei tu? È questa la libertà, ok? Pensaci, scrivimi anche sotto questo video che cosa ne pensi e prova a sperimentare questa cosa, ok? Prova a sperimentarla e mi raccomando, il punto primo, riascoltatelo tante volte e poi provaci, osserva, e finché non ci provi non potrai mai dire quello che dici tu non è vero. Perché potrebbe essere vero o no, la vita non è la mia, la vita è la tua. Ok, al prossimo video.